Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelle che glielo chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Parola del Signore. Prendiamo da questa parola del Signore un aiuto per avanzare nella preghiera. Potremmo riassumere così la riflessione che faremo: andare davanti al Padre con piena fiducia a nome del nostro popolo e di quelli che amiamo. Ecco, Gesù insiste che la nostra preghiera è diversa da quella degli altri, dei pagani, perché è una preghiera di confidenza davanti a Dio nostro Padre. Noi non andiamo davanti a qualcuno che non conosciamo affatto, che non ci vuole bene e che in un certo senso dobbiamo quasi costringere a fare la nostra volontà. Andiamo davanti a colui che ci ha dato la vita e che vuol darci la beatitudine, la vita eterna di Gesù. E quindi andiamo con tanta fiducia verso questo Padre. E nel tempo della Quaresima il Signore ci dà la grazia e l'invito di crescere in questa preghiera fiduciosa. Gesù esprime questo appello alla fiducia non solo chiamando Dio Padre, ma anche con queste parole che abbiamo sentito stamattina di grande insistenza: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque, notate, chiunque chiede riceve, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. È un modo ripetitivo, semitico, di spingere a una grande fiducia in Dio. E qui dobbiamo anche rispondere a una domanda che a volte viene, è stata anche scritta da autori non credenti, ma anche fa parte dell'esperienza comune di tanti di noi: ma se Gesù ha fatto questa grande promessa, come mai io ho chiesto tante cose al Signore e non sono stato esaudito? Ecco, perché anche questo fa parte dell'esperienza umana, che a volte si chiedono delle cose e vediamo che il Signore ci ascolta, altre volte si chiedono delle cose e vediamo che il Signore non ci ascolta. Mi ricordo un caso eclatante, diciamo, di queste domande non esaudite, non so se voi ve lo ricordate, nel 1900.
1978, proprio a marzo, quando ci fu il rapimento di Aldo Moro, ci fu una preghiera insistente anche pubblica del Papa Paolo VI, perché il Signore liberasse questo uomo giusto, così lui lo chiamava, che era un suo grande amico anche. E poi non avvenne questo, fece anche una richiesta agli uomini delle Brigate Rosse di liberarlo, eccetera. Non avvenne. Quando morì, il Papa pubblicamente fece una preghiera al Signore in cui gli disse: noi ti abbiamo e non ci hai esaudito nella tua sapienza. E perché questo avviene? Rimane in parte un mistero come Dio accoglie le nostre preghiere. Qualche volta Dio le accoglie direttamente come noi gliele formuliamo, quando queste preghiere, questi beni corrispondono al disegno di salvezza, allo sviluppo della nostra vita pienamente in Lui. Qualche volta Dio non ci esaudisce nelle cose che noi chiediamo espressamente, ci dà qualche altra grazia. Il fatto che noi l'abbiamo ricercato con fiducia, il fatto che siamo diventati capaci di sostenere anche una prova che Lui non ci toglie, questo è un modo anche di rispondere di Dio. Perché l'azione di Dio nei nostri riguardi è simile a quella di un buon genitore verso i figli. Chi di voi ha avuto i bambini piccoli ricorderà quante volte i figli chiedono delle cose a cui voi non potete dire di sì se gli volete veramente bene, perché non sono veramente cose che corrispondono al loro bene. Similmente capita a noi, a volte noi ci puntiamo nella preghiera su certe richieste che per noi sono importanti, perché noi giudichiamo le cose con la nostra testa. Però il Signore non giudica le cose con la nostra testa, le giudica con la sua sapienza. Ecco perché nel passo del Vangelo che noi abbiamo letto, alla fine Dio dice: voi siete cattivi, ma date cose buone ai vostri figli, così il Padre vostro darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Nel passo parallelo di Luca, che ha questo insegnamento di Gesù, queste cose buone sono sostituite dallo Spirito Santo. Così il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Perché la preghiera profonda, no, la preghiera profonda dei cristiani è in sostanza una richiesta dello Spirito Santo. Anche quando noi la formuliamo, per esempio, siamo malati e vogliamo la guarigione, ma implicitamente è una richiesta di stare bene, non solo nel corpo, ma anche nello spirito. E noi stiamo bene quando lo Spirito di Dio veramente abita in noi. Quindi andare verso il Signore con i nostri anche bisogni naturali, umani, il Signore non ci condanna per quello, però aperti alla sapienza di Dio, alla sua decisione, al dono di grazia che ci farà, che qualche volta, ripeto, coincide con la nostra richiesta esplicita, qualche volta la supera in un modo misterioso. Un grandissimo maestro di preghiera del Novecento, che è il beato Carlo de Foucault, una cosa meravigliosa, lui è stato anche ateo un periodo, ma poi ha avuto una conversione straordinaria. Pregava tantissimo, non so quante ore pregava al giorno, ma proprio di adorazione, una cosa. Lui, che viveva il Vangelo proprio alla lettera, come San Francesco, ha scritto così: quando noi preghiamo, Dio sempre ci esaudisce. O ci dà quello che gli chiediamo, o ci dà un bene più grande di quello che gli chiediamo. Ecco, questo è l'animo e la fede cristiana. E poi un'ultima cosa che impariamo da questa regina, questa Esther, era un'ebrea bellissima che ha affascinato il re e che è diventata
una grande intercessora per il suo popolo in un momento in cui c'era un decreto di sterminio del popolo di Israele. Lei interviene e convince il re di togliere questo editto, di dare la libertà. Avete notato questa preghiera? È troppo bella, vi chiedo poi di rileggerla, vi farà tanto bene. Notate l'inizio, non solo lei fa una grande supplica in una situazione di grande sofferenza, ma prima di fare la supplica va dal Signore, fa una grande penitenza con tutte le sue ancelle, tutta la giornata si prostra davanti al Signore con fiducia ma anche con grande sofferenza. Questo è un modello di preghiera quando noi intercediamo per i nostri figli, per i nostri familiari, per la Chiesa del nostro tempo, quando siamo in grande difficoltà. Il Signore esaudisce la preghiera e toglie, fa togliere questo editto di sterminio per il popolo di Israele. Nei tempi difficili il Signore suscita la preghiera di Ester, cioè sceglie delle persone, mette in loro questa fiducia, questa angoscia, questa sofferenza per il pericolo che incombe e li fa diventare dei potenti intercessori come è stato Gesù per noi e come ci sono stati nella storia tanti santi. Diciamo grazie al Signore perché anche oggi ci parla per poter andare avanti in una preghiera cristiana più profonda, più bella e più potente. Così sia.